Francesco, è arrivato Di Gregorio al Novara, si sono stretti un po' i posti e tu hai scelto Teramo, immagino, per giocarti le tue chance. Sì, esatto, vengo qui con grande entusiasmo, ringrazio la società della possibilità e vengo, come hai detto, a giocarmi le mie carte, vedremo quello che succederà. E quali sono state le prime impressioni della squadra che hai trovato? No, sono contentissimo di essere qui, ho visto un gruppo sano, un gruppo compatto, fatto da, per quel poco ho visto, brave persone oltre che bravi giocatori, quindi sono molto contento di essere qui. Adesso siete in due, tu e Lewandowski, poi quando tornerà Gomis sarete anche in tre, la lotta sarà molto serrata. Ma fa parte un po' del nostro ruolo, insomma, io credo che ormai il ruolo del portiere non è più come era qualche anno fa in cui c'è un titolare, un dodicesimo, è un ruolo che comunque costantemente sotto pressione e tutti i giorni si è in discussione, quindi è un ruolo che si è allineato un po' ai ruoli come possono essere la difesa, il centrocampo, l'attacco, in cui c'è massima concorrenza e nessuno ha il posto assicurato. Parlaci un po' delle tue caratteristiche, sei uno a cui piace uscire, a cui non piace? Ma come ti dicevo prima, ormai il ruolo del portiere è cambiato tanto anche sotto quell'aspetto, perché comunque ormai devi sapere essere bravo in tutto e devi essere un portiere completo a 360 gradi, quindi a definirmi ci penserete poi voi, io non so darmi delle definizioni ben precise. Senti, a Novara sta vivendo l'ambiente e l'attesa di questa sentenza del Collegio di Garanzia del CONI? Secondo te c'è effettivamente la possibilità di una Serie B? Io sono stato anche con Marco Chiosa, capitano a Roma per la riunione dei rappresentanti EC. Le premesse non sono delle migliori, però ormai siamo abituati a vederne tutti i colori, quindi non mi stupirei neanche se fosse ribaltata di nuovo la sentenza, dico la verità. Conoscevi qualcuno del Teramo, della squadra? No, l'unico che conoscevo e che non c'è è che ho conosciuto l'anno scorso perché ci ho giocato contro è Lis Gomis, però non c'è, quindi no, non conoscevo nessuno. E Zichella, che è lì, il mister, ti ha già detto qualcosa? Sì, abbiamo già parlato con il mister. Giocherai titolare? Ah, non lo so, chiedetelo a lui.